siamo a Castellano di Porto, al centro accoglienza rifugiati richiedenti asilo politico. E siamo qui perché col decreto sicurezza è stato deciso di chiudere tutti i CARA d'Italia e questo è uno dei, è il secondo CARA più grande d'Italia dopo Mineo. Quindi ci sono 550 migranti che verranno spostati in vari centri. È cominciato lo sgombero da 2 giorni. Il Comune di Castelnuovo di Porto ci ha attivato come volontari del soccorso di Castelnuovo di Porto per la gestione della popolazione. Siamo qui, abbiamo aperto una tenda sociale, una tenda per portare gli abiti, le cose per i migranti, perché queste persone qua adesso verranno spostate in centri che non sappiamo, però insomma si parla di Piemonte, di Abruzzo, insomma tutti i centri dove fa freddo e non hanno poi abbigliamento, quindi siamo qua. Oltre a questo abbiamo la difficoltà che abbiamo 19 migranti che col decreto sicurezza non hanno diritto alla seconda accoglienza, quindi verranno espulsi semplicemente e stanno arrivando da questo comune tante richieste di collocazione, nel senso un sacco di cittadini stanno chiedendo di accoglierli a casa. Uno di questi se l'è preso il sindaco perché non sapeva proprio dove andare, una ragazza. Quello che è stato chiesto a noi, da domani questa tenda sociale che siamo qui di Ampas Lazio e sarà un punto per la task force con la ASL, con gli infermieri, con i medici, con gli psicologi per dare un supporto a questi ragazzi che non sapranno dove andare. Quindi come Ampas Lazio abbiamo deciso di mettere a disposizione questa tenda, quindi anche le associazioni di Ampas sono qui e insomma ci stanno dando una mano. Le criticità maggiori sono il fatto che comunque queste sono persone che stanno qua da 1 anno e mezzo, quindi sono integrate con la popolazione. Noi per esempio, noi come Ampas qui di Castelnuovo di Porto abbiamo 20 migranti che hanno fatto il corso Colonna Mobile Nazionale e sono in associazione da noi. Ci sono i bambini che vanno a scuola, 14 minori che comunque sono integrati benissimo, e anche la Castelnuovese Calcio, per esempio uno dei ragazzi di qua è il capocannoniere, per dire. Le criticità anche per loro sono che comunque vengono smembrati tra di loro perché ne vengono portati 20 da una parte, 50 dall'altra, quindi anche loro che sono qui tutti insieme. Ieri abbiamo visto ragazzoni grossi che piangevano perché comunque i loro amici vanno via. 120 dipendenti di questo CARA vengono comunque licenziati dal 31 gennaio, perciò quindi le problematiche del paese sono tante perché comunque sono tutti, lavorano tutti qua, sono tutti in zona. Quello che ci troviamo noi a... La problematica che troviamo noi è che comunque dobbiamo gestire il sentimento di queste persone, perché comunque oggi c'erano bambini piccoli che avevano bisogno del vestito e quindi insomma noi siamo un po' affezionati a queste situazioni. Poi noi come Ampas siamo per la condivisione, per l'inclusione, quindi noi non stiamo guardando chi sono, cosa fanno, quindi per noi sono persone che hanno bisogno e che da domani non sanno più né dove stanno, né dove stanno i loro amici e dove dormiranno. Visto e considerato che vogliamo che le persone stiano bene, il modo migliore non è buttarle fuori e farle stare per strada.